Rileggendo oggi le pagine dei Promessi Sposi sulla peste a Milano nel 1630 e la storia della corona infame, e consultando storici del XVII secolo e storici moderni, tra l'altro si resta colpiti da alcune affinità di situazioni del coronavirus attuale e della peste di allora. Le strade sono deserte, con l'attenzione a tenere le distanze tra i viandanti, al punto che alcuni uscivano di casa col bastone o addirittura con la pistola in mano per non far avvicinare altri passanti. Le messe vietate per non causare assembramenti provocando scontenti tra il clero, e non si può insinuare che non manchi forse qualche affinità tra l'antica caccia agli untori e le accuse mosse da Trump alla Cina. Ricordo ancora che pochi anni prima era nata in Francia la figura del medico della peste, che a scopo protettivo girava con gli occhiali e una maschera sul volto fornita da un lungo becco contenente erbe profumate, con un lungo pastrano nero di tela ricoperto di cera profumata. Indossava inoltre un largo cappello e guanti, di pelle di pecora, calzoni di pelle infilati negli stivali, la camicia infilata nei pantaloni. Una mano reggeva una verga di fascina. E questa figura di Cerusico entrò poi in Italia nella commedia dell'arte e tra le maschere carnevalesche tuttora in uso. Negli anni del Grand Tour europeo, per i viaggiatori che giungessero a Milano, monumento da non perdere era la Colonna Infame, eretta nel 1630, e che peraltro non era una rarità nell'Europa del XVII secolo. Andò a vederla nel primo Settecento il giornalista, scrittore e politico inglese Joseph Addison nel suo libro sul viaggio in Italia del 1705 e riportò l'iscrizione latina della lapide attigua alla colonna. Anche Johann Caspar Goethe, il padre del grande scrittore tedesco, nel suo viaggio per l'Italia, il racconto del viaggio compiuto nel 1740, scritto in italiano talvolta un po' curioso, raccontò il rispetto della chiesa di San Lorenzo, utilizzato una colonna infame per immortalizzare un crimine atrocissimo che commise un cerusico chiamato Giovan Giacomo Marì, insieme coi suoi complici, col faro unguenti ed impiastri velenosi, spargendoli qua e là e contribuendo con ciò alla morte di molte persone che dalla peste erano scappate. Sofferto poi il supplizio corporale, la sua casa, come l'officina di quella scelleratezza, fu abbattuta e di sopra detta colonna innalzata. La lapide trascritta da Edison, alla quale anche Goethe padre allude citando nelle ultime parole, raccontava che in quella sede era la casa con la tostrina, la bottega del barbiere, di Gian Giacomo Mora, non Marie, come scrisse Johann Caspar Goethe, il quale avrebbe congiurato col commissario della sanità Guglielmo Piazza e con altri, spargendo qua e là unguenti velenosi e conducendo molti a morte crudele. Quello di Mora è un nome già incontrato nei Promessi Sposi e va aggiunto che i barbieri esercitavano allora anche alcune funzioni mediche. Giudicati dal Senato milanese nemici della patria, Mora e Piazza, caricati su un alto carro, in modo fossero bene in vista, e portati attraverso i quartieri della città, furono prima tormentati con una tenaglia rovente, poi davanti alla bottega di Mora fu loro tagliata la mano destra, poi sulla ruota furono sottoposti alla rottura delle ossa del corpo e dopo un'esposizione di 6 ore sgozzati e infine bruciati.
Le loro ceneri furono gettate in un fiume perché di loro non restasse traccia. Alla lapide aggiungeva inoltre che su decreto del Senato a perpetua memoria del loro delitto era stata abbattuta la casa di Moro, vietando che in quel luogo venisse in futuro costruito alcun edificio, e sul luogo era stata innalzata la colonna da chiamare obbligatoriamente infame. La vicenda fu tramandata da molti storici, tutti convinti però, o almeno dichiaratamente convinti, della colpevolezza degli accusati. Nel 1776 Pietro Verri iniziò a stendere le sue osservazioni sulla tortura, nelle quali ha un ruolo fondamentale proprio il racconto della vicenda dei milanesi processati come autori nel 1630. Il trattato di Verri si inseriva nel dibattito europeo di quegli anni sull'opportunità o meno di ricorrere da parte dei giudici alla tortura per conseguire una veritiera confessione dagli accusati. Per restare nell'ambiente dell'illuminismo milanese, già Cesare Beccaria aveva ritenuto, nel dodicesimo capitolo dei delitti e delle pene, inopportuno tale ricorso, che spesso si era rivelato a cose fatte la causa di menzogne e di false denunce. L'8 gennaio 1776 il cancelliere austriaco Kaunitz scriveva su incarico dell'imperatrice Maria Teresa al ministro plenipotenziario a Milano, Carl Josef von Firmian, perché esortasse il Senato milanese e il Consiglio di Giustizia di Mantova a decretare l'abolizione della tortura. Il Consiglio di Giustizia mantovano si pronunciò invece a favore dello statu quo e sulla base della consulta presentata dal senatore Gabriele Verri, padre di Pietro Verri, il Senato milanese votò per la conservazione della tortura, e questo fu il motivo per cui le osservazioni sulla tortura rimasero inedite fino al 1804. Pietro, d'accordo col fratello Alessandro, non volle inimicarsi pubblicandole il Senato, né, come anche stato osservato, esasperare i già esistenti contrasti col genitore. Queste sono le ultime parole della storia della colonna infame di Manzoni, che fa riferimento appunto al riserbo di Pietro nei confronti del padre. C'era una circostanza per cui il riguardo diveniva giusto: il padre dell'illustre scrittore era presidente del Senato, no? Gabriele era senatore, non presidente. Così è avvenuto più volte che anche le buone ragioni abbiano dato aiuto alle cattive, e che per la forza delle une e delle altre una verità, dopo aver tardato un bel pezzo a nascere, abbia dovuto rimanere per un altro pezzo nascosta. A Pietro interessava anzitutto che si arrivasse alla proibizione dell'uso della tortura. I giudici, dopo tutto, si erano mossi per lo più nella legalità, secondo Pietro, e nell'ambito della prassi corrente, anche se non manca nelle osservazioni di Pietro Verri un cenno alle crudeltà usate da più di un giudice in quel disgraziato tempo, le quali giunsero a segno che più di uno fu tormentato tanto oltre da morire fra le torture, dice Verri. Il suo giudizio sul comportamento sostanzialmente corretto degli indagatori è stato ripreso e condiviso dal giurista Franco Cordero in un libro polemicamente antimanzoniano uscito nel 1984. Raccontando nel Ferme Lucia, cioè nel primo bozzo dei Promessi Sposi, la complessa tragedia della peste giunta a Milano alla fine del 1629 e inizialmente e pregiudizialmente non riconosciuta per ciò che era,
Alessandro Manzoni tratta delle violenze usate da popolani milanesi, i quali, diffusosi ormai la certezza delle malefatte degli untori, si scagliavano contro innocenti sbrigativamente sospettati di tali delitti, picchiandoli pubblicamente e selvaggiamente. Persino nella chiesa di Sant'Antonio Abate accade una cosa del genere. E infine, denunciandoli questi accusati, questi picchiati, questi bastonati. Anche Fermo, più avanti nell'abbozzo di romanzo, verrà scambiato per un untore, come accadrà a Renzo. Ma Manzoni sottolinea anche gli eccessi a cui si diedero i magistrati, un tema per cui rinvia all'appendice storica allegata al romanzo e dedicata alla vicenda della colonia infame. L'appendice, a cui si fa cenno anche nella prima edizione, la cosiddetta ventisettana dei Promessi Sposi, fu pubblicata in nuova versione però solo nel 1842, a conclusione dell'edizione definitiva del romanzo. Nella storia della colonna infame molti sono i riferimenti all'osservazione dello zio Pietro Verri, ma altro il fine del saggio storico di Manzoni, che indugia sulle crudeltà, per ripetere la parola di Verri, dei giudici e sulle loro motivazioni. Come scrisse Leonardo Sciascia nel suo saggio sulla storia della colonna infame, raccolto in Cruciverba, Pietro Verri guarda all'oscurità dei tempi e alle tremende istituzioni, Manzoni alle responsabilità individuali. Manzoni non è favorevole al ricorso alla tortura, come mi capitò invece di sentir dire, che peraltro era stata abolita a Milano dall'imperatore Giuseppe II già nel 1784 con disappunto del Senato. Ciò che intende dimostrare è che i giudici violarono, indagando, le stesse norme vigenti nel 1630 circa il ricorso alla tortura nell'ambito degli interrogatori degli accusati, e che, volendo, sarebbero potuti giungere alla verità, come in effetti fecero nel caso dell'aristocratico spagnolo Don Giovanni Gaetano de Padilla, figlio del governatore del castello di Milano, coinvolto come mandante da Piazza, coinvolgimento poi confermato da Mora. Padiglia fu tenuto in prigione per quasi 3 anni, ma almeno alla fine fu riconosciuto innocente. Nei confronti degli altri accusati, personaggi invece socialmente irrilevanti, si usarono mezzi sbrigativi e atroci che estorsero confessioni fasulle e denunce altrettanto fasulle di cosiddetti complici e mandanti. A Piazza fu anche promessa falsamente l'impunità. Successivamente la stessa promessa fu fatta a un altro accusato. I giudici pretendevano che gli accusati confessassero ciò che loro volevano. Diventarono burocrati del male, come li chiamò Sciascia, con riferimento agli aguzzini dei campi di sterminio nazisti. I giudici in realtà non solo condividevano la diffusa credenza nella possibilità di contagiare le persone con le unzioni e con polveri velenose, non lo escludeva neanche il cardinale Federico Borromeo, ma erano sollecitati dalla certezza di gran lunga predominante tra i milanesi che Piazza e Moro fossero colpevoli. Certezza che condizionò fin dall'inizio l'inchiesta e implicò anche il Senato. Due donne, o donnicciole, come dice Manzoni, Caterina Rosa e Ottavia Bono, avevano di buon mattino visto dalle finestre delle loro case Guglielmo Piazza nella via della Vetra dei Cittadini con una cappa nera e un cappello sugli occhi. Camminava rasente i muri delle case sotto la gronda, ma pioveva. Nella mano reggeva una boccetta e una carta sulla quale sembrava scrivere. A un certo punto aveva strofinato su un muro la mano destra,
probabilmente per pulirsi le dita macchiate di inchiostro, come osserva Manzoni. E poco dopo aveva invertito la rotta tornando verso il corso di Porta Ticinese da dove era venuto. Giunto all'angolo della strada aveva risposto al saluto di un uomo sopravvenuto ed era sparito. Caterina chiese all'uomo sopravvenuto chi fosse quello che aveva salutato, ma lui le rispose che lo conosceva solo di vista. Sapeva solo che era commissario della sanità. In quel periodo si occupava del trasporto dei cadaveri e dei malati. Con la menzione delle due donne inizia appunto il racconto della storia di Manzoni. Bene, l'accaduto, cioè ciò che le due donne avevano visto, fu presto noto ai vicini di casa, i quali scesero e credettero di notare nuovi e strani segni sui muri delle case. Portarono della paglia e bruciacchiarono i muri per disinfettare, evidentemente. Ne giunse in poco tempo notizia al Senato, che ordinò al capitano di giustizia di andare con un notaio a informarsi. Il capitano di giustizia riferì sbrigativamente che la mattina del giorno precedente erano state onte, questi sono gli atti, onte con unzioni mortifere le mura e le porte della vedra dei cittadini. Così si mise in moto la terribile macchina giudiziaria che condusse a 13 condanne a morte, una delle quali eseguita simbolicamente col bruciamento di un pupazzo, perché nel frattempo il condannato era morto di peste. Secondo Franco Fortini, la storia della colonna infame sarebbe il vero finale dei Promessi Sposi. Dopo un finale, dice Fortini, alquanto melenso del romanzo, Manzoni è come se facesse un improvviso ritorno indietro, dice Fortini, ci riporta nel cuore della storia, nel cuore della peste, nel cuore dell'orrore, riapre, non più quindi come invenzione, ma come pura storia, questa atroce vicenda di urla, di sangue e di peste, dove le voci italiane si mescolano al latino dei funzionari e al dialetto dei torturati che testimoniano. E chiudo, la colonna infame fu abbattuta nel 1778, la lapide conservata nel castello Sforzesco di Milano e la via dove si alzava la colonna oggi è intitolata a Gian Giacomo Mora.